scarpe. È rimasto solo un 35. Beh, va benissimo lo stesso. Buonasera. L'ufficio anagrafe del comune di Sassuolo ha comunicato i dati relativi al mese di luglio. I nati sono 25, di cui 12 tra genitori sposati e 8 con almeno un genitore con cittadinanza straniera. I morti sono stati 36, 19 maschi e 17 femmine, 5 matrimoni, tutti con rito civile, celebrata infine un'unione civile. Una domenica nell'area di riequilibrio ecologico in Secia per scoprire di più l'operato delle GEV e per passare una mattinata tra l'arte e la natura. Scopriamo di più nelle nostre interviste. Paolo, una iniziativa, guarda caso il 16 agosto, di domenica, però le GEV ci sono. Sì, beh, noi normalmente diciamo i fine settimana sono le giornate in cui dedichiamo proprio il servizio, quindi anche sia quelli normali di vigilanza ambientale, sia come in questo periodo che siamo impegnati anche nell'antincendio boschivo. Quindi diciamo sono tutte le attività che noi svolgiamo normalmente appunto nei fine settimana, perché essendo dei volontari alcuni sono in pensione ma anche alcuni lavorano, e quindi di fatto le giornate principali di intervento nostro sono quelle, anche se non sono le esclusive, insomma. A Sassuolo invece si è pensato di fare un po' di come dire, di conoscenza. Sì, diciamo che questo luogo, in particolare questa specie, questa piccola riserva che è stata proprio voluta fortemente, oltre che dall'amministrazione, anche ovviamente dalle guardie ecologiche, rappresenta un punto importante proprio di conoscenza, che è una conoscenza principalmente dedicata all'ambiente, ma dove si possono poi inserire anche tutta una serie di attività che riguardano, anche se non direttamente l'ambiente, ma di fatto l'arte che rappresenta l'ambiente, è comunque un aspetto assolutamente importante da far conoscere alle persone, perché può avvicinare ulteriormente anche alle iniziative che noi stessi svolgiamo, insomma. Una domenica post Ferragosto per avvicinare la popolazione all'area di riequilibrio ecologico. Sì, abbiamo organizzato, visto questa iniziativa, proprio per questo motivo, per cercare di farci conoscere maggiormente, per cercare di avvicinare più persone possibile anche al nostro mondo di volontariato, perché diciamo più persone siamo e anche maggiori risultati possiamo ottenere. Il 16 di agosto però intanto questo è un assaggio, diciamo così, perché questa iniziativa oltre ad oggi è già stata calendarizzata per settembre. Sì. La prima domenica di settembre riproporremo questa iniziativa con in maniera un pochino più approfondita, quindi con più tempo per organizzarla. Proseguiremo anche con un ulteriore il 20, diversa se possibile il 20 di settembre, e poi pensiamo nel futuro, Covid permettendo, di programmare altre iniziative come queste per la primavera prossima. Sabrina, un abbinamento con la natura che si sposa anche con una parte della tua arte. Sì, infatti io credo che nell'arte possiamo incontrare la natura e nella natura possiamo incontrare l'arte. Questi due aspetti sono molto importanti per un artista o per chi si vuole approcciare al discorso, diciamo, culturale dell'arte. E ho trovato questa iniziativa molto interessante proprio per questo motivo, proprio perché ho voluto, tramite le mie opere di pittura botanica, integrare questa iniziativa. Non è solamente una parte della tua arte, perché tu insegni anche pittura, e quindi in questo modo c'è la conoscenza reciproca di quelle che sono le passioni. Sì, infatti la mia attività
principale è l'insegnamento. Io non nasco come artista e non mi ritengo un artista, mi ritengo una studiosa degli aspetti della natura attraverso l'arte. E infatti io faccio questi percorsi ormai da tantissimi anni nelle scuole, soprattutto sassolesi e zone limitrofe, dove appunto porto l'arte dell'acquerello, perché ritengo sia una delle arti maggiori, cioè più importanti per l'aspetto, diciamo, della formazione del bambino, perché ha contatto con degli elementi puri come l'acqua, come il pigmento puro, e proprio per, diciamo, insegnare, trasmettere la tecnica, ma anche sensibilizzare il bambino sull'aspetto emotivo, perché l'acquerello ha questa priorità, prerogativa, diciamo. Ultima cosa, è previsto anche in un prossimo futuro il coinvolgimento dei bambini all'interno di quest'area? Ne parlavamo, diciamo, 2 giorni fa, e sì, pensiamo di sì, pensiamo che potrebbero essere coinvolti in tantissime attività artistiche, quindi dalla manipolazione della creta, la pittura, diciamo, dell'acquerello, altri generi di tecniche, collage, tantissime altre tecniche. Appello del canile Gattile di Magreta, che segnala difficoltà di spazio. Nonostante le tantissime adozioni di quest'anno, hanno scritto i volontari sulla loro pagina Facebook, i recuperi sono sempre di più e capita spesso che in un singolo giorno vengano recuperati anche 8-10 gattini. Per scoprire di più sulla struttura è possibile consultare la pagina Facebook o contattare il numero 059 51 28 07. Per adottare un cucciolo, visitare il canile Gattile dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Ed ora passiamo allo sport. Un gruppo di tifosi ha incontrato all'esterno dello stadio Ricci le ragazze del Sassuolo femminile. I supporter sassolesi hanno voluto augurare un buon inizio stagione allo staff e alla squadra di mister Piovani, che domenica prossima scenderà in campo per la prima giornata di Serie A contro la Roma. Primo colpo in entrata per il Sassuolo, che dà il benvenuto al difensore turco Can Ayan. Il nuovo giocatore nero-verde, prelevato a titolo definitivo dai tedeschi del fortunato Düsseldorf 1895, nell'ultima stagione ha collezionato 31 presenze in Bundesliga. Grazie per essere stati con noi per questa edizione di Sassuolo AGTG è tutto, l'appuntamento a domani. Buona serata!